Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole. Oggi fine del test per il Wonder Tactical Uro Hunt. Ragazzi, quello con la bisellatura concava che a Bosco nel batoning è andato come un vero animale. Piccola premessa prima di iniziare, intanto che sono invaso dalle zanzare, ragazzi, mi stanno dilaniando praticamente. Ragazzi, dopo la recensione del Mistral sono arrivate un mare di polemiche su come ho trovato il coltello. Io nelle recensioni esprimo sempre un parere soggettivo. Se devo parlare bene di tutti i coltelli, dire questo è bellissimo, questo è comodissimo, questo taglia benissimo, finiamo le recensioni qui, tanto non servono a nessuno, ragazzi. Io esprimo sempre un parere personale e soggettivo. In tutto il mio canale non c'è un solo video dove chiedo di iscrivervi al canale o di mettere mi piace. Perché? Perché per me potete fare quello che volete, ragazzi, davvero. Quindi, non vi piace quello che dico? Girate canale, ragazzi, girate canale. Non state a perdere tempo con sta faccia, girate canale. Se invece vi interessa sapere come ho trovato l'Uro Hunt, restate qua e andiamo a vederlo insieme. Nel batoning, essendo un concavo, spacca veramente di brutto. Come avete visto, la lama entra e appena entrato un pezzettino, pac, spacca immediatamente, ragazzi. Quindi nel batoning veramente ottimo, veramente ottimo. Visto? Entra e spacca immediatamente. Grande, nel batoning mi piace parecchio. Thank you.
Eccolo qua, ragazzi, bellissimo, stupendo, Uro Ant, ragazzi, tanta roba, ragazzi, una linea che mi fa impazzire, un coltello davvero, davvero bello, ragazzi, davvero bello, presa avanzata, comodissima su un coltello così grosso, è la fine del mondo, ragazzi. È davvero la fine del mondo. Poi, ovvio, non è un coltello con cui andate a fare i ricciolini finissimi, ragazzi, però è un coltellone, secondo me, da cui non dovete neanche pretendere queste cose, ragazzi. È un coltellone per andare a ammazzare la giungla. Qua tagliate tutto, ragazzi, nel batoning. Con questa bisellatura concava, ragazzi, perché questo qua è l'Uro Ant, quindi ha la bisellatura concava, è che è praticamente un ibrido, ragazzi, che potete usare anche per la caccia, ragazzi, la parola stessa, che per il campo. Quindi una bisellatura concava che, come sapete, a me, ragazzi, su certi spessori, giustamente mi sono confrontato con un amico, mi dice: non puoi dire che la bisellatura concava va benissimo sul legno. È vero, nel senso, non è ovviamente una legge questa, non è una legge scritta. La bisellatura concava ovviamente va molto bene per il taglio, soprattutto tipo nella caccia, ragazzi. Su certi spessori, però, nel legno, ragazzi, su questi spessori, nel legno, ragazzi, quando la bisellatura concava entra un pezzettino, poi con due colpi il legno si spacca completamente, come avete visto nelle prove di taglio, quindi nel batoning, ragazzi. Qua stiamo parlando di una sbarra di D2 temprato da Dio, quindi ci potete pestare sopra con il maglio di Thor, ragazzi, senza problemi. Spacca come un proiettile, davvero come un proiettile. Paga qualcosina nel chopping, ragazzi, perché appunto la bisellatura concava, come nel 299 della Kudman, ovviamente batoning ottimo, ragazzi, però nel chopping non è così performante come una half flat o una convex, ragazzi. Mi sto già attrezzando per provare un Uro normale, infatti, non Ant. Ragazzi, coltello che mi è piaciuto da usare, in mano sta bene, un bilanciamento avanzatissimo. Anche non è nemmeno qua, ragazzi, è un pelino più avanti, è più o meno qua il bilanciamento della lama. Ragazzi, è davvero tutto spostato in avanti. È un coltello con cui veramente andate giù pesantissimi senza nessuna paura, ragazzi. Nessuna paura, ragazzi, inutile dirvelo, tagliente praticamente. Lo vedete? Lo vedete? Tagliente che non ha subito nessun tipo di danno, ci abbiamo pestato giù di brutto, è andato via tranquillissimo. Diamo due misure sul coltello. Il coltello nella sua interezza misura 29,5 cm. Da questa lama, ragazzi, tagliente utile, quindi fino qui, ragazzi, di 14,5 cm. Invece alla fine della finger choil, esattamente da qui, dalla punta alla fine della finger choil, sono 17,5. Questa è veramente bella, ragazzi. È veramente bella, il pollice qua trova il suo alloggio perfetto, comodissimo, non fa male, ragazzi, non dovete stare qua, qui andate. Una presa avanzata stupenda, secondo me, davvero tanta roba, ragazzi, tanta, tanta, tanta roba, ripeto. È una presa avanzata che però su questo tagliente, ragazzi, non pensate di andare a fare i ricciolini spessi un micron, perché non li fate. È sicuramente un coltello pesante, un coltello che va usato pesante, ragazzi, va usato pesante. Ovviamente, essendo con la bisellatura concava, potete andare anche a rifinire le prede che vi prendete, ragazzi, in mano così è davvero comodissimo da usare, davvero tanta roba, ragazzi. Manicatura in micarta marrone con le brugoline, ragazzi, le vite a brugola per la chiusura, ragazzi. Tanta roba. Unico difetto del coltello, ragazzi, che veramente dico: cazzo, sta cosa non mi è piaciuta, è il fatto che non ha il foro posteriore per il laccetto. Per me è fondamentale. È veramente, veramente fondamentale. Nelle prove il laccetto lo attaccavo qua, però poi nel fodero non si incastra bene con il laccetto qui, quindi dovete levarlo ogni volta e legarlo dietro. È un po' scomodo. Il forello qua dietro, ragazzi, l'avrebbe fatto diventare la spada di Man, ragazzi, davvero la spada di Man per andare a tritare
tutto, ragazzi, tutto. Ripeto, un coltello che ha veramente paura di niente. 6 mm abbondanti di D2, ragazzi, temprato da Dio, da quelli di Wonder Tactical. E, ragazzi, tanta roba, tanta roba. Un bel coltello, è veramente, veramente bello. Foderino, ragazzi, eccolo qua. Incastro perfetto, ovviamente, veramente perfetto. Ragazzi, bello. Io gli ho levato il suo Techlock con il passaggio, ok? Per portarlo in cintura era attaccato così. Io gliel'ho levato perché, ragazzi, sinceramente non vado in giro nel bosco con un coltello di queste dimensioni appeso in cintura. Quindi l'ho levato e questo me lo infilo comodo nello zaino. Era dotato di questo Techlock, ragazzi, come potete vedere, è molto molto comodo. Adesso vediamo come si apre, se riesco. Eccolo qua. Lo aprite, chiudete, chiudete e bloccate, ragazzi. Si attacca con le sue viti. Un bel prodotto, ragazzi, un bel prodotto. Nel fodero sta bene, ragazzi, piccola vibrazione, però ripeto, il coltello non esce, quindi siete tranquillissimi e soprattutto con un pollice lo liberate. Tanta roba, ragazzi, questa dell'invito all'apertura. Questo, tanta roba, perché con una mano ve lo liberate, se siete in difficoltà, è davvero 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 comodo, ragazzi. Coltello con cui ho avuto qualche difficoltà nel riaffilarlo, nel senso che non mi è diventato a rasoio come gli altri, ovviamente complice il tagliente che finisce un po' spesso, però ripeto, ragazzi, è un coltello per andare a spaccare tutto. Ovviamente, ragazzi, al tagliente ci sta che sia un po' spesso. Coltello che, ragazzi, ovviamente anche qui parliamo di un prodotto artigianale, quindi ha sicuramente il suo costo, ragazzi. Però è un coltello che davvero, ragazzi, è qualcosa di spettacolare in mano, ragazzi. È veramente bello, veramente comodo, ripeto. Presa avanzata comodissima, un coltello che mi è piaciuto così tanto, appunto adesso ad andare a provare l'uro normale, ragazzi, perché mi ha veramente incuriosito, visto che questo mi è piaciuto. Mi sono confrontato con alcuni amici maker, designer o quello che volete, ragazzi, e mi hanno detto: guarda che se hai provato quello e ti è piaciuto, adesso provati l'uro normale perché ti fa innamorare. Cioè, per come lo usi tu, l'uro hand con la concava non è il massimo per come lo testi tu. Se provi quello normale ti innamori. Ragazzi, devo dire la verità, a me è piaciuto molto anche questo. Adesso proviamo quello normale, poi vi saprò dire assolutamente le differenze. Quindi, ragazzi, rivangando un attimino, non è che io ce l'ho con qualcuno, io non ce l'ho proprio con nessuno, ragazzi. Dico sempre quello che penso. Se il coltello mi piace, per me mi piace esaltarlo. Se il coltello non mi piace, i difetti che ha, li dico, ragazzi. Questo è un coltello che a me è piaciuto parecchio. Andiamo alle conclusioni finali. Uro Hunt della Wonder Tactical, ragazzi, coltellone veramente impressionante a bosco, è andato come un proiettile, ragazzi. Bisello concavo, quindi benissimo, come dice il nome stesso, anche per la caccia, ragazzi, il coltello si può impugnare tranquillamente così e andare a lavorare. Ovviamente è un bel coltello pesante comunque. Nel batoning è proprio il suo mondo. Il re del batoning spacca che è una meraviglia. Entra un pelino la bisellatura concava e poi pac, spacca a metà il legno. Davvero, niente paura, niente di niente, ragazzi. Questo coltello va avanti come un carro armato e trita tutto nel batoning. Nel chopping la dimensione non è grandissima. Per il chopping di media intensità va benissimo. Per il troncone grande, ragazzi, ci abbiamo messo un po' perché comunque non è così grosso, ragazzi, non è uno sberlone da 40 centimetri, è un coltello trasportabilissimo, ragazzi, in mano si muove bene, la presa avanzata mi piace, ragazzi, non è il suo fare i lavoretti di fino, ma se li dovete fare con la presa avanzata andate di brutto, ragazzi. Un coltello che alla fine, se volete provare un coltello da bosco italiano che nel batoning spacca come un animale, io vi consiglio a pieni voti. Dall'Uro Hand, della Wonder Tattica, dal parchetto del tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!